Oggi qui a Dimensione Social si è parlato di banche e del loro rapporto con i social media. Siamo qui con Massimo Giordani, vicepresidente di AISM, a cui chiediamo perché le banche dovrebbero essere sui social network. Le banche devono essere sui social network perché oggi sono uno strumento imprescindibile. I social media sono indubbiamente quanto di più vicino oggi alla maggior parte della popolazione, anche italiana. È chiaro che ci sono distinzioni tra fasce d'età diverse, tra i giovanissimi e i meno giovani, però comunque la maggior parte delle persone sono presenti ed è giusto comunicare attraverso questi strumenti. Quali sono gli errori più grossi che una banca può fare nell'approccio ai social network? Faccio una battuta, non esserci, perché comunque la rete, che lo si voglia o no, di noi parla e questa è una cosa che è risaputa e evidente. È chiaro, al di là delle battute, che l'esserci, ma l'esserci senza crederci, probabilmente può essere estremamente dannoso. Cosa significa non crederci? Significa che, per esempio, il management, ma il personale tutto della struttura bancaria, non è in grado di presenziare in prima persona questi strumenti. Allora, questo può essere un grosso errore. Ecco che l'engagement di tutto il personale, di tutti i componenti della banca, è il primo passo invece per prendere consapevolezza e quindi poter fare quei passi che correttamente devono essere sviluppati in questi ambiti. Ecco, come si immagina questo settore tra 5 e 10 anni? Questa è la classica domanda da $1 milione. Diciamo che l'evoluzione è veramente rapida e esponenziale, quindi fare previsioni a 5-10 anni è veramente difficile. Una cosa è certa, non si torna indietro, quindi probabilmente non ci saranno gli stessi big player, non tutti almeno, ce ne saranno altri di nuovi, ci saranno tecnologie che si svilupperanno e che potranno prendere piede al pari di quello che oggi è successo con i vari Facebook, con i vari smartphone e così via, quindi parliamo sia di tecnologie intesi come strumenti da utilizzare, sia come tecnologie intese come piattaforme, quali sono i social media. Ecco, l'evoluzione è chiara in un senso. Sempre di più stiamo integrando la tecnologia e questi strumenti nel nostro vissuto quotidiano, anche proprio a livello di fisico. Pensiamo a tutti i dispositivi che normalmente ormai utilizziamo al di là degli smartphone. Quindi l'evoluzione è sicuramente in direzione molto personale, intesa come utilizzo individuale, sia dal punto di vista relazionale, e qui parliamo di piattaforme che indubbiamente avranno evoluzioni ulteriori. Ecco, l'ultima cosa che volevamo chiederle, secondo lei in futuro le banche, le filiali delle banche scompariranno, si farà tutto attraverso le piattaforme web e i social, oppure comunque il contatto umano è necessario e rimarrà? Ma su questo io credo che ci siano pochi dubbi. Non si tratta di cancellare ciò che esiste dal punto di vista fisico. È l'integrazione tra fisico e digitale che rappresenta la vera sfida. Poi come si fa, come avviene questa integrazione, può essere spiegato proprio da citando un esempio che è stato fatto nella relazione di questa mattina. È un po' come l'approccio che ha Google all'automobile rispetto a BMW. Google ha messo le ruote al computer, BMW ha messo un computer sulle ruote. Ecco, questi sono due approcci che non cancellano l'esistenza dell'automobile e del computer, però sono due interpretazioni molto diverse della stessa cosa. Probabilmente lo stesso principio può essere applicato anche al mondo bancario.